stiamo, come abbiamo fatto con molta attenzione anche durante la Santa Messa, questa meditazione che Sua Eccellenza ci proporrà proprio per meditare ancora su un altro senso. Dicevo ieri sera, i sensi sono doni di Dio che permettono a noi uomini di entrare nel mondo, di condividere anche la nostra esperienza di umanità. E quindi abbiamo scelto con un piccolo gruppo di parrocchiani, quando abbiamo pensato a questa missione mariana, di fare una cosa semplice, partire proprio dai cinque sensi per poi arrivare all'ultimo senso, il senso dell'amore che vivremo sabato prossimo. Eccellenza, non mi dilungo, ci siamo già detti tanto durante la Santa Messa, la ringrazio ancora una volta di essere qui con noi. Allora, cominciamo subito il titolo. L'avete sentito, Maria, colei che vede. Quando si entra nella Santa Casa di Loreto, qualcuno di voi è entrato nella Santa Casa di Loreto? Sì, benissimo, benissimo. Immaginavo che tutti alzassero la mano, comunque sia mattino, era pensarci, insomma, ecco, fare in modo che tutti quanti abbiano questa esperienza. Comunque sia, quando si entra nella Santa Casa di Loreto ci sono due punti molto visibili e sono originali, cioè vengono da Nazareth, e sono la cosiddetta finestrella dell'angelo e la porta. Ora, la finestrella dell'angelo sta in fondo. Quando si entra, ovviamente si guarda verso l'altare, verso l'immagine, ma alle nostre spalle c'è quella finestrella che è così come era anche a Nazareth, quella chiamata la finestrella dell'angelo. La porta, voi mi direte, ma ce ne sono due. Sì, ma le due sono state fatte dopo. C'è una porta, c'era una porta sola, e bisogna guardare nella parete di sinistra, stando in fondo, c'è una trave sopra e sotto ci sono delle pietre rimesse. Quando è stato collocato il rivestimento marmoreo attorno alla Santa Casa, è stato necessario far coincidere le due uscite, uscita e entrata, per alleggerire e fare più facile il passaggio dei pellegrini. Ma se voi guardate, vedete dove era la porta originale, perché è rimasto il segno, chiaro chiaro, proprio il taglio delle pietre che sono state spostate. Ebbene, quei due luoghi simbolicamente ci danno una lezione importante, perché la finestrella, vi ho detto, la finestrella viene chiamata la finestrella dell'angelo, come se l'angelo dovesse passare di lì per entrare nella casa di Loreto. Ma quella finestrella, parlandoci del messaggero di Gesù, ci dice è da lì che è venuta la parola di Dio. E la porta ci dice che da lì Maria è uscita per andare a vivere la sua missione di carità. Vedete, una delle espressioni che piacciono molto a Papa Francesco è quello di dire che vuole una Chiesa che sia in uscita. Ebbene, il primo esempio della Chiesa in uscita è proprio Maria, perché noi vediamo che lei anticipa questa dimensione della Chiesa ed è sempre in uscita, perché noi vediamo Maria che esce da lì subito dopo delle parole che abbiamo ascoltato nel Vangelo. Esce da lì per andare a Incari, perché deve andare ad aiutare Elisabetta. Poi esce da lì per andare a Betlemme. Esce da lì per andare a Cana. Esce da lì, non sappiamo quando e come, per andare al Calvario. E poi a Gerusalemme, al Cenacolo. Vede, Maria è sempre in uscita. E questo è lo stile di Maria, che guarda, e guarda in avanti. Guarda in avanti perché lei è capace di capire le situazioni. E capendo le situazioni anticipa le risposte
e prepara le soluzioni. C'è un'espressione biblica molto bella che Papa San Giovanni Vigesimo III ha fatto propria, l'ha usata nel suo discorso di apertura del Concilio, e poi il Concilio l'ha ripresentata, ed è quella espressione che conosciamo tutti: conoscere o riconoscere i segni dei tempi. Ebbene, Maria è il primo esempio che ci fa capire come lei è stata capace di conoscere i segni dei tempi. Ma cosa vuol dire conoscere i segni dei tempi? Non vuol dire semplicemente sapere quello che succede. Oggi va tanto di moda essere collegati continuamente, canali televisivi che continuamente aggiornano le notizie, eccetera, eccetera. Uno sta lì, sente e dice: adesso so tutto, so quello che succede nel mondo. Ma non è questo il conoscere i segni dei tempi. Bisogna capire quello che è il progetto di Dio negli eventi, o se volete confrontare gli eventi con il progetto di Dio. I segni dei tempi non è soltanto un sapere la cronaca di quello che succede. Quelle possono essere semplicemente chiacchiere e ci possiamo perdere un sacco di tempo, ma è riflettere su quello che accade e chiederci: ma che cosa stiamo facendo noi? Qual è il progetto di Dio? Qual è la nostra risposta al progetto di Dio? Vediamo alcuni fatti concreti nella vita di Maria. Dopo l'Annunciazione abbiamo ascoltato ancora una volta quelle parole. Maria è diventata madre, ha detto: si faccia di me secondo la tua parola. È diventata madre, il figlio di Dio è ormai una presenza dentro di lei. Quale occasione migliore per dire: adesso questi mesi io li passo nella tranquillità di casa mia, devo riflettere, devo capire, devo pregare, devo semplicemente rendermi conto di questa meraviglia che sta accadendo. E invece Maria no, esce, apre quella porta e se ne va, perché dalle parole dell'angelo ha capito che Elisabetta, anziana e ora ormai al sesto mese, può avere bisogno di lei. Nessuno le ha mandato un telegramma per dire: vieni, ma lei lo ha capito. Ha saputo vedere il problema e va. E quando va, notate bene, non va per raccontare a Elisabetta quello che è successo. Non è questa la sua intenzione. E lei difatti non ha raccontato niente. È lo Spirito che attraverso il gesto di carità di Maria prende l'occasione per informare Elisabetta. Ed Elisabetta riconosce la presenza del Figlio di Dio nella sua cucina. Ora vedete, anche questo è un anticipo di quello che sarà lo stile della Chiesa. La Chiesa opera la carità, la Chiesa missionaria porta sempre una presenza di amore concreto, fattivo, ma non lo fa perché questo è un trucco per dire: io ti curo così tu diventi cristiano, io ti istruisco, ti tolgo dalla ignoranza, così diventi cristiano, io ti faccio uscire dalla povertà, così ti diventi moderno. Non è questo. Si opera la carità perché la carità è già parte del Vangelo, non è un trucco. Ma la carità vissuta porta con sé la parola del Vangelo, che viene abbracciata e anche con entusiasmo. Quindi la carità è la prima forma di annuncio del Vangelo, quel Vangelo che è soprattutto amore. Ora guardate poi la seconda, perché vedete, nella vita di Maria noi abbiamo pochissimo. Pensate ai quattro Vangeli. Matteo e Luca ci dicono qualcosa dell'infanzia, quindi l'Annunciazione a Maria, l'annuncio a Giuseppe, la nascita, quell'episodio
quando Gesù aveva 12 anni e basta. Poi Maria non compare più. Maria nella vita di Gesù compare due volte soltanto nel Vangelo di Giovanni. E la prima volta, lo sapete, è alle nozze di Cana. Ora noi ricordiamo il miracolo delle nozze di Cana, perché ovviamente Gesù è stato capace di trasformare dall'acqua in vino. La misura non si sa di preciso, ma va sui tra i 500 e i 600 litri di vino. C'era da ubriacare mezza Galilea. Ma non è quella la parte più importante, perché la parte più importante è quella presenza di Maria, di cui l'Evangelista ci dice c'era la madre di Gesù. Quindi Maria era stata invitata da Nazareth, è venuta a Cana, sono più o meno 7 chilometri. A Loreto ci sono stati, in Terra Santa ci sono stati. Sì? Ecco, quindi quelli che sono stati in Terra Santa, quelli che non ci sono stati, sbrigatevi, perché è ora di andarci, guardate, ecco. E anche se laggiù sono mezzo matti, non vi preoccupate, perché i pellegrini sono sempre rispettati. Ci vogliono bene tutti, sia i palestinesi sia gli ebrei, quindi andiamo giù tranquilli. Comunque sia, vedete, a Cana, sapete quello che succede? C'è una festa di matrimonio. Maria si rende conto, Maria vede, non altri, ma lei vede quello che sta succedendo. Il vino è finito. Uno potrebbe dire, beh, ma che necessità c'è di intervenire? In fondo hanno già bevuto abbastanza. E poi non c'è nessuno che moriva di sete. Quando Gesù ha fatto dei miracoli, li ha fatti perché era necessario. Ha moltiplicato i pani e i pesci perché la gente aveva fame. Ha sanato dei malati, lì non c'era nessuno che moriva. Però Maria ha fatto notare, non hanno vino. Perché l'ha fatto notare? È facile capire, vedete, Cana era un paesotto più o meno come Nazareth. 300-400 famiglie, il che vuol dire che tutti a Cana sapevano di questa festa. Oh, la festa la facevano grande, eh? Ma voi capite cosa succede in un paese, in una comunità non troppo grande, quando uno vuol fare la grande festa e si scopre che non avevano vino abbastanza da dare da bere a tutti quanti. Che figura, ragazzi miei. Sarebbero andati per anni e anni avanti a ricordare, ah sì, quelli lì hanno voluto fare i grandoni, e poi guarda che figura che hanno fatto. Ecco, Maria si rende conto e capisce anche il rischio che c'è, l'umiliazione grossa per una famiglia, ma non soltanto in quel momento, per gli anni a venire. E interviene e dice al figlio quelle parole, non hanno vino. Ora vedete, la risposta di Gesù è molto lontana da essere confortante, perché prima dice, ma cosa vuoi da me? Non è una frase facile da tradurre, però alla fine vuol dire questo, cosa vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora. Guardate che è una frase pesante, eh? Siamo nel Vangelo di Giovanni. Nel Vangelo di Giovanni, quando si parla dell'ora di Gesù, si intende sempre il momento, il tempo della passione, morte e risurrezione. Infatti quando gli ebrei ostili vogliono lapidare Gesù perché si sono accorti che sta dicendo delle cose che a loro non piace, dice Gesù, sfuggì da loro perché non era ancora giunta la sua ora. Un'altra volta, la stessa cosa. Volevano arrestarlo, ma non era ancora giunta la sua ora. Poi quando nell'ultima cena, ormai Giuda esce dal cenacolo, ecco che Gesù dice, Padre, è giunta l'ora. Ecco adesso, l'ora è giunta. Quindi quella parola, ora, vuol dire qualcosa di estremamente
dicendo Maria, guarda, non lo so se ne avevano parlato prima, comunque sembra fare riferimento a qualcosa che Maria doveva capire. Tu ti rendi conto che se io comincio ora con questi gesti, anticipiamo la mia ora? Quindi Maria si trova di fronte a una scelta, e la sua scelta la opera non come probabilmente avrebbero fatto altre madri di casa nostra. Io non conosco come sono le donne qui di Martina Franca, per cui non posso dire, io vi posso dire quello che direbbero a casa mia. Le donne che conosco fanno avrebbero detto, ma come? Una volta tanto che ti chiedo un favore, dopo tutto quello che ho fatto per te, mi rispondi così, guarda che figura mi fai fare di fronte agli altri. Ma insomma, no, adesso io, qua e là, eccetera. Questo avrebbero detto, non lo so se a Martina Franca, forse sì. Ma il bello è che Maria scavalca addirittura la polemica, perché non prende nemmeno in considerazione quello che Gesù ha detto. Dice semplicemente ai servi, quindi a lui non gli dice nulla, fate quello che vi dirà. Il che indirettamente vuol dire al figlio, discorri quanto ti pare, ma ti adesso quello che devi fare lo fai. Chiuso il discorso. Ma quelle parole di Maria, qualsiasi cosa vi dica, fatela. Vi rendete conto che noi vediamo ancora una volta il simbolo della finestra e della porta? La finestra che ci parla della parola di Dio, la porta che ci parla della carità attiva, qualsiasi cosa vi dirà è la finestra. Fatela, la porta che si apre per compiere il gesto concreto. E quando nel secondo episodio in cui Giovanni ci parla ancora una volta della madre di Gesù presente vicino al figlio a Calvario, quando leggiamo quelle parole così straordinariamente belle, guardate, è una perla che Giovanni l'Evangelista ci regala, dovremmo essere proprio in ginocchio e dirgli grazie per quelle parole. Gesù che dice, vede la madre, dice, è tuo figlio, e al figlio dice, è tua madre. Sembra dire, guarda madre, tu a Cana hai fatto una scelta, dovendo scegliere tra me e la gioia di quella festa, l'onore di quella famiglia, hai scelto loro e non me. Ebbene, allora che sia così, tu sarai la madre, è la tua scelta e io la ratifico, sei per loro una madre, tu sia la madre per loro, sono i tuoi figli. E guardate, noi abbiamo la prova di questa realtà. Gesù ha detto a Maria, tu sarai la loro madre. E noi, figli della Chiesa, la sentiamo madre. Possiamo, pensate un istante, possiamo immaginare la Chiesa, e dico la Chiesa universale, senza Maria, senza la madre. Sarebbe impossibile pensarla. Fin dall'origine Maria è stata parte della Chiesa. Vedete, negli Atti degli Apostoli, vediamo subito Maria con gli Apostoli nel Cenacolo, presente per la Pentecoste. È lì. La Chiesa nasce e Maria è lì, la madre è lì. Pensate alle antiche leggende sulla dormizione di Maria, ma forse sono leggende che ricordano degli episodi realmente tenuti nella memoria dei primi discepoli. Non so se conoscete come gli orientali raccontano, sono delle icone con la dormizione di Maria. Non avete presente? Martino, io vado, poi tu mi dici ma lo devo spiegare, ma no, perché è un racconto stupendo. Sapete, quando Gesù deve salire al cielo con l'ascensione, va a salutare la madre, e la madre gli dice, guarda Gesù, io voglio da te due favori, quando sarò
ora per me di lasciare questo mondo. Prima cosa, tu non mi mandare Michele, l'arcangelo Michele, a prendere la mia anima, perché tradizionalmente si diceva è l'arcangelo Michele che prende l'anima delle anime e porta in paradiso. No, no, dico, io sono tua madre, quindi vieni tu. Va bene? Mamma, sicuro. Seconda cosa, voglio che i miei figli siano tutti attorno a me quando io morirò. D'accordo, ci penso io. I figli sono gli apostoli. Allora, quando gli apostoli devono partire per la missione, vanno a salutare Maria, la loro madre. Lei dice, guardate, quando sarà il momento che io muoia, non vi preoccupate, mio figlio vi avvertirà e voi verrete. E infatti, arriva il momento, ognuno degli apostoli sente, quello è in India, quell'altro è in Grecia, quell'altro da un'altra parte, ognuno di loro sente che il Signore li chiama, Maria li chiama alla sua presenza e tutti vanno, tutti arrivano, tutti meno uno, perché tra i discepoli viene sempre uno che arriva in ritardo. Sapete chi è? Tommaso. Per cui ecco che tutti quanti, 11 sono lì, Maria parla con loro e poi si addormenta in un sonno di amore. Fanno la processione per portarla dal cenacolo dove lei è morta fino alla tomba nella parte del cedro. C'è un episodio con il sommo sacerdote che cerca di profanare il corpo di Maria, ma non ci riesce, e comunque sia la tomba viene chiusa. Tommaso arriva 3 giorni dopo e dice, io non posso ripartire, però guarda che la Signora è morta, ma io non posso ripartire per la missione senza vedere il suo volto. Dico, guarda, tu non lo puoi vedere perché ormai 3 giorni che sta dentro, quindi non è proprio il caso, ma io la devo vedere. E allora scendono al cielo, aprono la tomba e la trovano vuota ma piena di fiori. Questo è il racconto, come gli orientali raccontano l'assunzione di Maria al cielo. Ma capite che fin dall'inizio la presenza di Maria è stata vista come importante. A Nazareth, quelli che sono stati lì avranno visto il graffito, questo graffito in cui c'è il Kyrie Maria, Ave Maria, che pare che sia della fine del primo secolo, inizio del secondo secolo, cioè la prima generazione dopo che Maria ha lasciato il mondo già stanno invocando Maria con le prime parole che noi adoperiamo nella preghiera dell'Ave Maria. E noi oggi riconosciamo una chiesa come nostra chiesa dalla presenza di Maria. Vedete, quando si va in paesi dove non ci sono soltanto i cattolici, ma ci sono tante altre chiese. Ma io ricordo un episodio, ero a Washington, dovevo andare nella chiesa del Santissimo Sacramento per celebrare la domenica. E mi hanno detto qual era la direzione, poi dice, guarda, lì c'è una grande rotonda. Attorno alla rotonda ci sono 3 chiese e sono tutte e 3 quasi uguali. Stile gotico, stessa pietra grigia, eccetera. Bene, io sono andato, quindi cerchiamo di capire qual è la nostra. Ho fatto il primo giro, ma sono tutte uguali. Poi ho guardato meglio, ma c'era la statua della Madonna di Fatima, ho capito, qua è casa mia. Quindi riconosciamo la nostra presenza dalla presenza di Maria. E c'è uno sguardo profetico di Maria che è registrato nel Vangelo, in quell'inno che lei stessa canta e danza, ed è magnifica. Perché dico canta e danza? Perché così facevano. Allora, gli ebrei cantano e danzano sempre, anche oggi, ma allora era normale la recitazione, i salmi per esempio, noi li recitiamo, loro li cantavano sempre, li cantano sempre. Ed ecco che dobbiamo pensare, Maria danza la sua lode al Signore. In Africa il Magnificat, che a noi piace tanto, anche a loro piace tanto, l'adoperano come canto dopo della comunione. Quindi prima di riprendere e finire la messa, tutti quanti si alzano. Il bello è che cominciano a danzare attorno all'altare. Ed è uno spettacolo molto bello. Diventava un pochino meno bello quando mi prendevano a me tanto di mitra in testa e volevano che danzassi anche io attorno, l'ho fatto sempre obbediente, però
la loro eleganza non è esattamente come la mia, comunque sia, si fa. E direi anche noi, quando diciamo quelle parole del Magnificat, sentiamo che è un canto, spiritualmente potremmo anche noi danzare. E Maria parla guardando in avanti e vedendo il futuro della Chiesa. Quando Maria dice: d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata, ma guardiamoci attorno. I santuari mariani nel mondo sono dei centri di annuncio del Vangelo. Che cosa è e che cosa è stato dall'alto medioevo il santuario di Loreto? Che cosa è stato ed è oggi ancora in America Latina il santuario di Guadalupe, l'evangelizzatrice delle Americhe? E che cosa è stato ed è ancora Lourdes? E possiamo ripetere per tante altre immagini. E le immagini di Maria che troviamo in ogni chiesa. È difficile pensare a una chiesa nella quale non ci sia un'immagine di Maria. Qualche volta ce ne sono anche troppe. Quindi tocca starci attenti, perché poi quelli che non sono della nostra chiesa ci dicono, come hanno detto a me: ah, ma voi adorate molte madonne. Beh, dico: no, guarda, non sono molte madonne. Eh sì, perché guarda, lì c'è quella, poi c'è quell'altra, poi c'è quell'altra. Dico: guarda, pensa a tua madre. Ecco, sono immagini di tua madre in diversi momenti della sua vita. Quindi ognuna di queste immagini ha un suo messaggio. Perché la Madonna Immacolata non è Madonna Addolorata, sono momenti diversi. E qualche volta ci sentiamo vicini alla prima, ma tante volte ci sentiamo più vicini alla Madonna Addolorata. Quindi ogni immagine ha qualcosa da dirci. E guardate, anche la preghiera più comune che noi adoperiamo è l'Ave Maria. Qualcuno diceva: in fondo al cuore, anche di qualcuno che ha deciso di non voler avere un padre, ma in fondo a quel cuore un'Ave Maria c'è ancora. Ecco, anche dicendo no al padre, spesso siamo capaci di dire sì alla madre. E Maria poi nel suo canto vede un mondo, il futuro di un mondo massacrato dall'egoismo e dall'ingiustizia. Tutto quello che è causato dall'ingiustizia, dall'egoismo umano, che causa la violenza, l'oppressione dei più deboli. Maria si presenta proprio come una passionaria, con un messaggio sociale fortissimo, anticipa le beatitudini. Si direbbe quasi che ha imparato la lezione dal figlio, o anticipa la lezione al figlio, per dire: impara da me, svelando il programma di Dio. Vi ricordate queste parole? Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di bene gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. E notate, tutto detto al passato, come se fosse già fatto. Maria vede i tanti imperi che si succedono, ma che crollano. Quanti imperi sono passati nel nostro mondo, fino agli imperi millenari del secolo scorso, crollati, e persone che si sono glorificate così tanto, ridotte all'umiliazione più grave, perché sono visti come criminali e cattivi da tutti. Tristissima cosa, questi potenti caduti in disgrazia. Ma se noi guardiamo la nostra storia, la storia dell'umanità, ma sono secoli di guerre e di stragi che sono avvenuti perché non si è voluto cogliere l'invito di Dio di fare spazio ai piccoli, di fare spazio ai poveri, di rispondere al piano della creazione, una creazione che è stata data all'umanità intera per una condivisione, non per l'accaparramento di alcuni e la povertà e l'impoverimento degli altri. Abbiamo parlato dei genocidi, ma ci sono genocidi anche recentissimi, genocidi ecologici. Io ero fino a una settimana fa, ero in Brasile, e lì hanno scoperto il genocidio di una tribù di
il loro territorio è stato dato a chi voleva scavare per cercare l'oro o prendere il legno, eccetera, in modo che hanno distrutto gran parte del sistema di vita di questa povera gente. Immagini terribili, un vero e proprio crimine contro l'umanità. Però Maria ci indica la direzione, è sempre basata sull'ascolto della parola e la messa in pratica, finestra e porta. Quello fate, tutto quello che vi dirà. Il messaggio, mi avvio alla conclusione, il messaggio del Papa in Quaresima, proprio una settimana fa, è stato pubblicato, forse anche di meno, e il Papa commenta l'episodio della trasfigurazione e dice a un certo punto, la voce della nube dice, ascoltatelo, ricordatelo. Dunque la prima indicazione è molto chiara, ascoltare Gesù. La Quaresima è tempo di grazia nella misura in cui ci mettiamo in ascolto di Lui che parla. E come ci parla? Anzitutto nella parola di Dio che la Chiesa ci offre nella liturgia. Non lasciamola cadere nel vuoto. Se non possiamo partecipare sempre alla messa, leggiamo le letture bibliche giorno per giorno, anche con l'aiuto di internet. Vedete, il Papa è moderno, quindi ci parla dell'internet. Io avrei detto, ma dico, cercatela nella Bibbia. La Bibbia in casa ce l'abbiamo tutti. Quindi smettiamo di tenere la Bibbia per prendere la polvere, ma cominciamo ad aprirla per leggere la parola di Dio e farla nostra. E oltre che nelle scritture, continua il Papa, il Signore ci parla nei fratelli, soprattutto nei volti e nelle storie di coloro che hanno bisogno di aiuto. Ora vedete, di fronte ai problemi che vede, Maria non ci chiede di pregare, ma di tirare sulle maniche e di darci da fare. Voi potete dire, ma come, la preghiera non è importante? Certo che è importante. Possiamo dire che la preghiera è il respiro della nostra vita di fede. Respiro. Per cui possiamo dire, non si vive senza respirare. Ma non si vive soltanto per respirare. Nessuno di noi starebbe lì e dire cosa fai? Ah, respiro. Perché respirare è la cosa più importante. Sì, ma dico, tu respiri perché devi vivere. E la tua vita si manifesta attraverso le azioni concrete. Allora io prego, certamente che prego, devo pregare, ma devo pregare perché la mia preghiera si deve trasformare in una vita concreta, azioni concrete per aiutare il prossimo. E Maria descrive la missione che suo figlio affiderà a ciascuno di noi, proprio con quelle parole, perché la responsabilità di quelle cose non è in cielo, ma è in noi, nelle nostre mani. Dio non agisce al posto nostro. Io chiedo a Dio che faccia, ma Dio lo farà attraverso di me. Dio fa le cose attraverso le nostre mani. Quanti nostri perché sono inutili? Dobbiamo piuttosto rispondere a delle domande così. Io che cosa ho fatto per questo? Non è una scelta possibile, ma un obbligo. Ho trovato una frase che mi ha impressionato molto, è di un teologo tedesco, ma qualche volta anche i tedeschi possono fare delle cose buone. E lui dice questo, ci deve diventare chiaro che i membri della Chiesa, i quali con il loro modo di fare negano la loro responsabilità per i bisognosi, una qualche parte del mondo, quindi non è i bisognosi in una qualche parte del mondo, commettono un peccato di eresia, esattamente come coloro che respingono l'una o l'altra verità di fede. Capite? Se io dico non credo nell'Eucaristia, ma sono eretico, non credo nella divinità di Gesù, sono eretico. Ma se io dico non credo che è mio impegno lavorare per il bene degli altri, io sono un eretico. Perché le parole del Signore sono molto chiare.
È una missione assoluta. Per cui vedete, noi facciamo la preghiera per la pace, facciamo la preghiera contro la fame, contro le ingiustizie, per la conversione dei peccatori, per la diffusione del Vangelo. Ma la domanda è: che cosa sto facendo io per ciascuno di questi problemi? Cosa faccio io per costruire la pace, per lottare contro la fame, contro le ingiustizie, per la conversione dei peccatori, per la diffusione del Vangelo? Ecco, Maria vede tutto questo, vede la situazione in cui noi viviamo e ci indica la direzione di dove guardare e poi di cosa fare. Qualsiasi cosa vi dica, fatela. Grazie. Eccellenza, grazie. Io sapevo che invitavo, è stato eccezionale, penso, no? E lo promuoviamo, lo invitiamo di nuovo, sì. Tanto grazie per averci fatto comprendere questo vedere di Maria, questa visione, questa profezia, questo essere cuore a cuore con il cuore di Dio, non capace di guardare al futuro, al progetto. E se noi veramente imparassimo, no, da Maria a guardare al futuro, cioè alla vita eterna, al paradiso, forse staremo meno dietro a tante sciocchezze della nostra vita. Quindi grazie per averci aiutato in questa visione di Maria. E quanto alle sue provocazioni, eccellenza, noi ci siamo conosciuti in Terra Santa 10 anni fa praticamente, perché lei conduceva un pellegrinaggio dell'opera romana, e proprio eravamo lì, poi lì parlando con lei, disse: ma guardi, io sono una parrocchia dedicata allo Spirito Santo, ci piacerebbe fare una pellegrinaggio della Madonna Lauretana. Lei disse volentieri, e anche quella volta ci diede il dono della sua presenza. E io ricordo bene anche che in quel pellegrinaggio conobbi, insomma, la sua umiltà, la sua spigliatezza, il suo modo cordiale di essere con i pellegrini, con la gente, la sua come dire, amabilità. Ricordo anche che c'era un ischero che a un certo punto, facendo un briefing, lei dovette sedersi su una poltrona di quelle dove si mette la moneta e poi parte la vibrazione. Io ricordo che un monello, diciamo, non mi ricordo chi fosse, ecco, mentre lei si sedette, tac, partì la vibrazione e lei subito approfittò di questo momento di relax. E quindi la ringrazio per la sua presenza. Quindi, dicevo, colgo la sua provocazione, perché 10 anni fa l'ho conosciuta in Terra Santa, ci siamo tornati altre volte, questa volta per la prima volta con la nostra comunità parrocchiale, dove sono tornato da un anno, e andremo in Terra Santa proprio a luglio, dal 10 al 17, se tante volte lei fosse libero. Io in quella settimana farò anche i miei 20 anni di sacerdozio, quindi quando ci siamo incontrati ne avevo 10, adesso è un'ottima occasione per vivermi in Terra Santa, proprio il 12 luglio, il giorno in cui il nostro arcivescovo Filippo compie gli anni. E quanto invece alla provocazione su Loreto, sulla Santa Casa, è nostra intenzione, lo annuncio da questa sera, di compiere un pellegrinaggio per ringraziare e ricambiare la visita della Vergine Santa il 25 marzo, che è il giorno della Annunciazione. 25 marzo, quando mancheranno 9 mesi a Santo Natale, andremo a Loreto insieme per quelli che vorranno e vivremo certamente una bella esperienza. O fanno in vicina, penso, quindi magari anche lì, chissà, una visitina possiamo farla. Grazie, e adesso le lascio semplicemente questo piccolo ricordo che abbiamo preparato per i nostri ospiti, che raccoglie un po' l'esperienza che stiamo vivendo, questo logo che ha ideato una nostra parrocchiana che è incinta, sta per partorire, partorirà appunto a breve, il giorno di San Gabriele dell'Addolorata, e lei ha pensato proprio con
questo sentimento di maternità, Maria da casa, e poi questo pallino nel grembo della Vergine, che è appunto il punto da dove tutto parte. E poi la classica frase, verbum caro, factum est, che è per noi certamente importante. E questa sera le ha rivolto un saluto un'altra donna, un'altra nostra parrocchiana incinta. Abbiamo scelto di far salutare i nostri ospiti proprio da alcune donne della comunità, e in modo particolare quelle che sono in attesa, e anche qualcuna che ha già partorito nei giorni scorsi, come la direttrice del nostro coro. Poi, Eccellenza, adesso noi vivremo questo bel momento ideato dalla fantasia, dall'estro, dalla regia di Pasquale Nessa. Lei so che ci tiene anche ad essere presente, e invito tutti a rimanere. Sarà certamente un'esperienza bella. Con le parole di Don Tonino Bello vivremo questa rappresentazione sacra sulla Vergine Santa, e così godremo ancora anche della sua presenza. Dopodiché accompagneremo il simulacro processionalmente con i flambeau verso la sua chiesetta. Grazie ancora.